Ci sono almeno quattro filoni principali che caratterizzano la nostra chirurgia: la traumatologia della strada e del lavoro, quella dello sport, la traumatologia pediatrica e la traumatologia ortogeriatrica, perché quattro sono le tipologie di pazienti che trattiamo all'interno di questi ambiti. È chiaro che ogni ambito ha delle sue specificità, pensate per esempio alla traumatologia della strada e del lavoro che richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge noi, i colleghi di altre specialità chirurgiche, l'anestesista, in una dinamica spesso di emergenza e urgenza. La traumatologia dello sport è forse una chicca della nostra rete mantovana, è stata istituita una struttura semplice dedicata a questa chirurgia che spesso e volentieri fa chirurgia ad alto contenuto tecnologico e in tempi brevi, viste le necessità dei nostri utenti sportivi. La traumatologia pediatrica inevitabilmente richiede la collaborazione della pediatria e degli anestesisti dedicati ai piccoli pazienti ed infine, per citare gli estremi delle due età, l'ortogeriatrica che, come sapete voi, si rivolge a pazienti estremamente fragili, talvolta molto complessi perché pluripatologici e con molte terapie in corso. Mantova è l'ospedale di riferimento, quello che in inglese viene chiamato lab. Ci sono poi due satelliti che sono rispettivamente l'ospedale di Asola, dove l'ortopedia e la rete ortopedica ha istituito una struttura semplice di day surgery, dove noi facciamo confluire tutti gli interventi a media-bassa intensità che richiedono ricoveri brevi e hanno di fatto un'organizzazione ad alto turnover. Per quanto riguarda invece l'ospedale di Pieve di Coriano, è di fatto un ospedale in cui l'ortopedia è presente con una struttura semplice all'interno dell'area omogenea chirurgico-ortopedica, la quale esegue qualsiasi tipo di intervento a media ed alta intensità, che però fa invece confluire verso di noi i trattamenti a più alta necessità di approccio multidisciplinare, sia per il trauma che per la chirurgia di elezione. Sicuramente la traumatologia dello sport, e questa è una motivazione per cui gli abbiamo dedicato una struttura semplice, è un tipo di chirurgia che utilizza spesso, oltre a strumentari sofisticati ad alta tecnologia per eseguire una chirurgia minimamente invasiva, anche tecnologie di rigenerazione, siano essa rigenerazione ossea, cartilaginea o ligamentosa. E appannaggio di questa chirurgia è effettivamente, per esempio, tutte le tecniche di ricostruzione della cartilagine, le tecniche di innesto, di tipo osseo piuttosto che di tipo cartilagineo o ligamentoso dalla banca dell'osso e dei tessuti. Per cui è chiaro che sicuramente avere una struttura semplice adesso dedicata ne fa un po' il gioiello della nostra rete ortopedica. Va citato però anche l'ambito, della protesica, dove protesica non è più ormai la chirurgia di elezione standard che tutti gli ospedali fanno, ma è protesica dedicata alle complicanze fratturative o di mobilizzazione degli impianti protesici oggi, che non sono più anche solo rivolti al ginocchio e all'anca, ma anche alla caviglia, alle estremità, quali la mano e il piede.